The New Stories. La tua informazione libera. Il principe William è tornato al lavoro giovedì 18 aprile, partecipando a una giornata come volontario presso la Charity Surplus to Super, un'organizzazione benefica con sede nel Surrey che distribuisce cibo a chi ne ha più bisogno. È stata un'esperienza emozionante per il principe William, la prima di molte dopo l'annuncio video della malattia della moglie Kate Middleton. Ora che le acque sembrano essersi calmate, William si sente sereno e pronto ad affrontare pienamente i suoi compiti ufficiali. Durante l'evento, l'erede al trono è apparso sorridente, ma è stato visibilmente commosso quando ha parlato della moglie e del padre Carlo. Una volontaria di nome Rachel Candappa ha consegnato a William due biglietti di pronta guarigione, uno per la principessa del Galles e l'altro per il re Carlo. L'erede al trono ha ringraziato gentilmente la donna. Con la sua consueta delicatezza, la ringrazio molto per la gentilezza. Rachel ha quindi chiesto a William di prendersi cura della moglie Kate, e lui ha risposto commosso: «Certo, lo farò». Secondo Jenny Bond, ex corrispondente reale che ha parlato con The Mirror, il principe William ha scelto di riprendere il lavoro il giorno successivo al ritorno a scuola dei suoi figli George, Charlotte e Louis, dopo la pausa pasquale. «È una scelta sensata», ha sottolineato l'esperta. Organizzare i bambini e poi concentrarsi sui doveri ufficiali. È un inizio cauto, vicino a casa e vicino alle questioni che gli stanno a cuore, la comunità e l'ambiente. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.